Eccoci qua in diretta, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica 29 agosto. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto ringrazio tutti gli amici che su Instagram, Facebook, YouTube stanno iniziando a dare i badge, i contributi alla zuppa di porro. Beh, insomma, apriamo perché vogliamo essere chic sulle cose, diciamo, internazionali, l'ISIS, ma in realtà ci sarebbe da parlare di cose molto divertenti, della Murgia, di questioni che riguardano il Covid, di questioni che riguardano la politica, la gelmina. Oggi come la, come si chiama, come la Carfagna, insomma le donne di Forza Italia destinate al 5%. ISIS, America reagisce con i raid. In realtà ieri prendono due droni e ammazzano una persona che dicono essere responsabili di quelle morti che voi avete ormai capito essere firmate da questa nuova organizzazione criminale ISIS-K, che è esattamente l'ISIS di prima. Non è che cambia moltissimo, è sempre una, diciamo, come possiamo dire, un'organizzazione criminale, diciamo, di fondamentalisti islamici. Venturini, tempo illusioni finito, dice sul Corriere della Sera, compresi i talebani che avrebbero preferito una presa di potere moderata. Quindi, voglio dire, il tempo delle illusioni perché i talebani volevano una presa di posizione, una presa di Kabul, moderata. E se gli americani si fossero opposti, secondo voi, i tagliagola, che cosa avrebbero fatto? Avrebbero fatto finta di nulla, moderata, ma io non capisco come si possa scrivere e continuare ad accreditare quest'idea del talebano moderato perché secondo me è una cosa favolosa. Oggi leggi Semprini da New York, corrispondente della stampa da New York, che dice una cosa un po' diversa, cioè dice: se fosse stato un azzardo dare per scontato la contrapposizione e tra talebani e ISIS, cioè i servizi segreti americani, le intelligence, si stanno interrogando. Ragazzi, ma siamo davvero sicuri che ISIS e Taliban, che sono evidentemente su posizioni storicamente contrapposte perché l'ISIS dice che i talebani hanno trattato con gli americani, ma per esempio, si chiede Francesco Semprini, riportando le fonti dell'intelligence americana, se i talebani avessero un momento di debolezza, a chi si rivolgerebbero secondo voi? A Reagan, alla Thatcher o a dei consiglieri dell'America o dell'Inghilterra o dell'Italia, o se i talebani avessero anche il minima debolezza nel loro paese non andrebbero direttamente nelle braccia dei talebani e viceversa, i talebani nei confronti dell'ISIS e l'ISIS dei talebani. Sostanzialmente, dunque, Semprini mette le cose come sembrano essere state chiarite nelle ultimi giorni dai più accorti, da Fiammanir, Stein, da Biloslavo, cioè che è evidente che i due gruppi sono in contrasto, ma si parla, come dice bene Semprini, anche di una posizione in cui i talebani in realtà sono una specie di grande organizzazione tribale, grazie a Paolo Unsci che mi ha dato un badge su Instagram, grazie a Bojo85 per un badge su Instagram, perché sono organizzazioni in cui peraltro i soldati non è detto che vadano sempre d'accordo con i generali. La minaccia jihadista, dice il giornale, invece potrebbe colpire anche l'Europa, mentre Biden dice che addirittura nelle prossime 36 ore ci potrebbe essere un attacco. Travaglio se la prende con Bernard-Henri Lévy, che aveva scritto l'altro giorno un pezzo su Repubblica. Dice, se la prende con lui e con il suo Sambuca Molinari, questa è geniale intuizione di Travaglio, che voglio dire dovrebbe scherzare poco, un po' come il sottoscritto con il cognome, perché il suo cognome veramente dà adito a molti giochetti di parole. Però Travaglio, che pensa soltanto che con i giochi di parole si sia più simpatici, se la prende con Lévy e con Sambuca Molinari, il direttore della Repubblica, e dice però una cosa abbastanza giusta. Dice: Lévy è quello che ha chiesto in tutti i modi e ha ottenuto da Sarkozy, da un punto di vista intellettuale, la guerra in Libia, grazie a Pasquino 2019 che è arrivato ora. E voi vi ricorderete come quella guerra in Libia è stata una gigantesca stronzata voluta dai francesi contro tutto e contro tutti. Non penso che sia stato lì via a convincere Sarkozy, ma insomma i due messi insieme sono due ego talmente giganteschi che evidentemente hanno portato a uno sfascio della politica, diciamo, mediterranea, e oggi ne stiamo pagando le conseguenze noi italiani dell'immigrazione, perché mentre a Ventimiglia i francesi bloccano gli immigrati e quegli immigrati arrivano da noi grazie alle coste libiche non più presidiate con la forza, è bene ricordarlo perché tutti lo devono ricordare, da Gheddafi e dai suoi gendarmi. Ma il punto fondamentale che vi voglio ricordare, poi andiamo sui temi politici e parleremo anche dell'immigrazione, anzi velocemente parliamo dell'immigrazione subito perché ieri sono sbarcate 539 persone a Lampedusa e questi stanno tutti quanti là a difendere la Lamorgese. Però la Lamorgese che sta facendo? Stiamo facendo una grande operazione europea? Stiamo ponendoci il problema di questi sbarchi? Boh, non lo so. Intanto l'architetto Masini a Nocera lo ringrazio per il suo badge, ma il vero tema fondamentale non sono i 5.000 che arriveranno da Kabul in Italia, che bisogna salvare.
perché sono stati i nostri collaboratori in guerra, vi è chiaro? È inutile che fate i fenomeni. I 5.000 afghani devono ritornare in Italia, erano interpreti, cuochi, lavoratori di ambasciata, persone che dobbiamo salvare, sono stati i nostri alleati sul territorio ed è da vigliacchi pensare che l'Italia non possa accogliere questi 5.000. Lega, sinistra, destra o altro che sia, è un fatto di buon senso pensare questa cosa. Ma il punto fondamentale è un altro, che abbiamo mollato 100.000 persone a Kabul. Questo è quello che titola Repubblica, giustamente, questi sono dead men walking, condannati a morte, perché nonostante le pippe che raccontiamo sui talebani, i talebani vanno a stanare casa per casa coloro che hanno collaborato con l'Occidente. Vi rendete conto in che cazzo di situazione li abbiamo messi questi 100.000 afghani? Poi possiamo prendercela con i loro popoli, quello che volete, ma questo è il vero fallimento dell'Occidente, l'Occidente che non ha difeso i curdi, l'Occidente, l'America che non ha difeso i curdi, l'Occidente che non difende i suoi collaboratori. Allora, intanto l'utente Birra Oaken ha acquistato 3 badge, quindi ora la sua immagine del profilo si illuminerà, grandissimo. Sandra Paladini, grazie anche a te per il badge, sempre su Instagram. Chiudiamo la pagina con questo scandalo dei 100.000 e nostri collaboratori, nostri occidentali rimasti indietro, con la pagina, diciamo, di Montanari. Perché, vedete, Tommaso Montanari è il rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena ed è uno scandalo che uno storico, un lettore, si permetta di dire quello che lui ha detto ieri in un'intervista alla stampa e che oggi bene rivela e rileva Giorgia Meloni sul giornale. Cioè, questo signore ha detto: ma non sono morti milioni di persone nelle foibe, saranno morte sì, no, 5.000 persone, ma di mortacci sua, ma di mortacci sua. E questo è un professore, questo è un professore. Guardate, io sono contro le radiazioni, sono talmente, voglio dire, nel mio DNA liberale che le cazzate fanno parte della nostra vita, ne diciamo tantissime, sono contro, ma questo qua che avrò la libertà di pensare che io con uno come Montanari non mi siedo a tavola, uno come Montanari che dice che non sono morti milioni di persone nelle foibe ma 5.000 e dice poi che la gran parte di loro poi erano fascisti o nazisti e quindi giustifica la morte per infoibazione dei fascisti e dei nazisti secondo il criterio di quello stronzo, scusatemi, di Montanari, mi fa schifo. Io non sono per la radiazione di Montanari, sono per la radiazione di chi ha pensato che Montanari potesse diventare rettore di un'università italiana, chiaro? Ormai l'hanno fatto rettore, tenetevelo, perché io applico il modello d'Urigon, cioè si dicono le stupidaggini, ognuno si assume le sue responsabilità, combatterò anche contro quelli che la pensano diametralmente rispetto a me. Io non la penso come Novax, che lo possono dire? Io non la penso come Montanari, che lo possa dire? Però posso essere arrabbiato con uno che la pensa come Montanari, posso essere furibondo con l'idea che uno come Montanari possa dire che uccidere dei fascisti nelle foibe non sia stato un crimine di guerra e normale. Sarebbe una roba mostruosa, non solo per rispetto dei caduti nelle foibe, come dice qualcuno qua, ma nel rispetto del buon senso. Voi pensate cosa sarebbe un paese guidato da gente come Montanari e tra poco vedremo come la Murgia. Queste sono persone che Aldo Grasso oggi dice una mascalzonata. In genere Aldo Grasso non dice mai nulla nei suoi pezzi, cioè è sempre molto equilibrato, un po' sfottò, un po', diciamo, però questa roba qui è scandalosa, perché tra l'altro poi dice che questa festa fatta sulle foibe è stata fatta per rompere le scatole alla festa sulla Shoah, sugli ebrei uccisi nelle cose. Io considero la questione di Montanari incredibile e vi ripeto, è incredibile non che lui sia il rettore, ma che qualcuno lo abbia nominato. Uno come Montanari dovrebbe andare nelle cellule con gli ex brigatisti rossi a raccontarsela e a parlarsela da solo. Non uccidere un fascista non è un reato, lo dicevano i brigatisti rossi. Allora, il punto vero è che in questo paese, se Durigon dice che un parco che era di Mussolini, fratello, deve ritornare a Mussolini facendo una stupidaggine, dicendo una stupidaggine inopportuna, come dice oggi Vittorio Feltri, si dimette, è normale, perché ha detto una cosa politicamente scorretta per la sinistra. Ma se uno di sinistra dice che le foibe sono ma che volete che sia? Ma la cosa non è negare le foibe, è peggio. Lui dice: beh, ma erano fascisti, hanno ucciso i fascisti, hanno ucciso i nazisti, saranno morti 800 innocenti. Ma vi rendete conto? La festa del...
Va bene, Françoise dice siamo alla frutta sui valori e ha ragione, ma vado avanti. Il Soccorso Rosso oggi lo Libero dice che ovviamente è arrivato nei confronti di Montanari, cioè ruotolo e Fratoianni che difendono la sua posizione e nel frattempo invece abbiamo la grande democratica Murgia. La grande democratica Murgia se la prende col sindaco di Cagliari, sentite un po' voi, questi sono i democratici Murgia e Montanari, perché un signore a spese sue, perché non vuole che i bambini vengano vaccinati, ha fatto un manifesto esposto a Cagliari, un'organizzazione, dicendo che loro pensano che i vaccini sono sperimentali. Sono sperimentali i vaccini? Sì. Dice che i vaccini, secondo loro, e i vaccinati sono contagiosi, qualche volta sono contagiosi, sono molto meno contagiosi di chi non si vaccina, perché chi non si vaccina la malattia se la può prendere più facilmente, il contagio più facilmente, chiaro, rispetto ai Novax io la penso diversamente, ma non me ne frega niente, comunque hanno fatto un manifesto e la democratica, come si chiama, Murgia, che cosa dice su questo, di questa vicenda? Adesso ve la leggo, contro il sindaco di Cagliari sui manifesti, i Novax che impestano la città, e insomma lei dovrebbe decidere, vorrebbe decidere. Chi può, mandare, chi può manifestare le proprie opinioni? Manifesto, manifestare opinioni che possono anche essere non accettabili, mi rendo conto. Esatto, qualcuno di voi su Instagram dice forse Mattarella dovrebbe intervenire. Io penso di sì, dovrebbe veramente intervenire su una cosa di questo tipo Mattarella. Simone Sesso dice i vaccini non sono più sperimentali e ha perfettamente ragione, ma quello che diceva il manifesto è che uno di questi vaccini, semmai il Pfizer, non è sperimentale e se voi leggete quelle carte come ho fatto io, dice che non è sperimentale. Io l'ho preso il vaccino, cioè il Moderna dentro il mio corpo, due ne ho presi. Quindi Simone, certo non sono un critico dei vaccini, io penso che si debbano prendere, però ti sto dicendo che se un signore si permette di fare un manifesto in cui dice delle cose che sono per tabulas veri, e cioè che questi vaccini, fino a quando ha fatto il manifesto, erano sperimentali. Uno di questi, il Pfizer, peraltro sperimentale, è stato autorizzato dall'FDA, non dall'Europa, in maniera definitiva, fino a quando ci sarà l'emergenza. Quando ci sarà più l'emergenza, si dovranno rivedere le autorizzazioni. Questo dice l'FDA. Ma comunque, non mi fate fare la parte dei Novax e la difesa dei Novax. Io difendo un principio, il principio che la Murgia non può dire che qualcuno impesta la città e prendersela col sindaco, perché l'idea è che noi avremo una Murgia che decide, ma quel manifesto, per esempio, pensateci un po' voi, tutti voi che siete a favore dei vaccini come lo sono io e che non volete neanche, a differenza mia, sentire la parola dei Novax. Pensate se dovessimo lasciare la libertà alla Murgia di decidere quali foto possono essere messe nei manifesti in Sardegna. Pensate se dovessimo lasciare alla Murgia la facoltà di decidere quali slogan poter mettere in Sardegna, perché, non so, diventi più bella, dice, ma non è accettabile, la disinanzia non si può mettere come nelle suoi incredibili pezzi. Riguardo poi alla vaccinazione, vi voglio far sentire quello che dice Ricciardi, perché è tutto così. Oggi Ricciardi, l'uomo pagato da Speranza come suo consulente, Ricciardi, quello che ha detto tutto il contrario di tutto, dice dobbiamo togliere il Green Pass a chi fa il tampone. Cioè, avete capito? Cioè, il Green Pass possono averlo solo i vaccinati o gli ex malati. Allora, io mi chiedo, e anche qua io mi chiedo, io sono stato ex malato e sono vaccinato, ma a voi vi sembra normale che il consulente del ministro de Speranza dica che il Green Pass deve essere tolto a coloro che fanno il tampone, che l'unica cosa che può dimostrare, con un margine anche questo di errore, ma infinitesimale, che in quel momento tu non sia contagioso? Perché il vaccino non è una prova sufficiente che tu non sia contagioso, purtroppo. Tant'è che Draghi, quando fa le conferenze stampa, non vuole il Green Pass, cioè non gli basta il vaccino, vuole anche il tampone, quindi ai vaccinati chiede il tampone. E Ricciardi cosa dice? Il Green Pass non lo puoi avere se fai il tampone. Questo perché lo fa? Lo fa perché dice è un obbligo surrettizio di ottenere l'obbligo vaccinale. Porro, ti hanno cancellato da Facebook, non ti trovo neanche nei preferiti. Poi che altro ci abbiamo? Sul Green Pass ve l'ho detto, la Murgia ve l'ho detto, la nuova l'Italia, un po' di economia, la nuova l'Italia sarà peggio della vecchia, dice il Domani, il lavoro sarà falcidiato, 2.800 persone rispetto a 10.500, spariscono i voli intercontinentali, in realtà poi si legge nel Domani, non è che spariscono per un anno, bisognerà avere l'autorizzazione, un bel casino, i voli per la Sardegna, quindi la Murgia ce la terremo nel continente, la flotta sarà dimezzata e quindi la nuova l'Italia, secondo il Domani, sarà un disastro. Arrivano le nuove cartelle esattoriali, 4 milioni entro la fine dell'anno, d'altronde ce ne sono, dice il Sole, 20-25 milioni in arretrato e prima o poi, insomma, chi non ha pagato le tasse deve pagare il suo conto. Questo è quello che dicono i giornali. Partiranno gradualmente, ma dal 1° settembre partiranno. Nel frattempo,
Il debito pubblico di tutti gli stati è il 70% della ricchezza. Abbiamo fatto 70 mila miliardi di debito pubblico, non solo l'Italia, il che vuol dire che se ci fosse un po' di inflazione e se i tassi di interesse dovessero salire, ma stiamo parlando di economia, sarebbe una specie di gigantesca crisi globale. Ma andiamo sulle altre cose che a voi vi eccitano di più, ovviamente, a parte queste dell'economia di cui parlerei per ore. Beh, insomma, la cosa più bella di oggi è la politica, dal punto di vista, diciamo, delle friandise, e cioè Letta, il segretario del PD, si candida a Siena. Vabbè, e lo sapete tutti quanti, ma si candida a Siena senza il simbolo del suo partito. Io dico, veramente vale tutto. Vale tutto. Il sindaco del Partito Democratico si candida a Siena perché il seggio è stato lasciato libero da Padoan, che da ministro del Tesoro è eletto del Partito Democratico a Siena va a fare il presidente dell'Unicredit, e chi lo sostituisce è il segretario del PD senza il simbolo del PD. Ma ragazzi, ma va bene tutto. E l'altra cosa straordinaria di giornata è che il Movimento 5 Stelle sfotte, lo leggo su Siberia e sul Tempo, Michetti, perché candida come capolista, non so in quale lista, Pippo Franco. Allora tu puoi fare quello che te pare, ma il punto fondamentale è il partito di Grillo che sfotte un altro partito perché c'ha un comico come capolista al Consiglio Comunale. Ma allora va bene, vale tutto, vale tutto. Cioè, se da una parte decidono delle cose, quelle parti sono giuste. Giorgetti candida Draghi, secondo il giornale, al Quirinale, quindi fa parte del partito, se parva lì c'è il mio e dice Rasa, cioè Draghi vada al Quirinale, e il manifesto dice che la stella leghista sta brillando di meno perché ha perso Durigon, non riesce a far fuori la Lamorgese, Giorgetti e Zaia gli rompono le scatole dal centro del partito, e a destra invece c'è la Meloni, e quindi dice, come si dice, il manifesto è finito, Salvini, loro ci sperano ovviamente, la Gelmini, la Lamorgese non si tocca, fermiamo le liti su Repubblica, dice la stessa cosa della Carfagna. Allora, toc toc! Cari ministri, diciamo chiacchieroni di Forza Italia, la Gelmini, la Carfagna e Brunetta, forse non vi siete resi conto che finalmente tutti quanti i giornali vi intervistano, a differenza del passato che non vi cagavano e vi mettevano a pagina 50? Forse non vi siete resi conto che oggi vi hanno messo la macchina blu, il cappello dell'autista e vi chiamano ministro? Ma che alla fine non conterete più nulla con il vostro 3-4% se non avete un'identità. Che identità c'è nel difendere oggi soltanto la componente di sinistra di questo governo? Che identità c'è nel non capire che c'è un'emergenza evidente di tenuta delle nostre frontiere? Ma non da oggi, non per colpa di Draghi, da decenni, di cui voi stessi avete fatto, non tutti, perché alcuni di Forza Italia andarono sulle navi ONG, come vi ricordate, ma insomma. Io devo dire la verità, sono affari loro, se li gestissero loro. Grazie al cielo, Forza Italia è un problema di Forza Italia e di nessun altro. Sallusti dice, Salvini ha fatto, perché anche Salvini ne ha fatte di cagate, il voto con Conte del reddito di cittadinanza, il governo con Conte del reddito di cittadinanza è stata una delle altre clamorose cagate. E dice Salvini, giustamente, dice, scusatemi, Sallusti, giustamente, dice, finalmente non fai, come si dice, vuoi abolire il reddito di cittadinanza e ti sei sostanzialmente emendato da quel governo con Conte e di quei voti assurdi, e hai finalmente capito che è a destra, nella coalizione di centrodestra, che si deve campare. Ultime due cose: esce un Vittorio Macioce, il suo primo romanzo, oggi, torna la Quarta Repubblica. Intanto ringrazio Nevio Borin. Quarta Repubblica torna lunedì prossimo, non questo, non domani, quello prossimo ancora. E Vittorio Macioce, con il suo nuovo romanzo In bocca al lupo, il suo primo romanzo, parla di Angelica, parla di tante cose, e io sarò uno dei primi a comprarselo. Sono un grande fan del mio amico Vittorio Macioce. Scandalo a corte, il Daily Mail si faceva pagare 100.000 euro per ogni cena nella sua residenza di campagna in Scozia, il Principe Carlo. In realtà erano cene di beneficenza. Lo scandalo, secondo il Daily Mail, è che si fosse che il Principe Carlo, in realtà, per queste cene, 100.000 a persona si faceva pagare, 20%, 25% erano le fees per l'organizzazione. Però probabilmente, per mangiare bene a casa del Principe Carlo, un po' di costi c'erano. Insomma, direi che, no, direi che, insomma, mi sembra che sia tutto per oggi. Vi do un grande saluto a voi di Facebook, del sito nicolaporro.it.